Il sogno di Brindisi si infrange dopo un tempo supplementare. Sassari vince 98-96 al termine di una vera e propria battaglia sportiva che ha fatto sospirare i tanti tifosi brindisini arrivati a Milano e davanti al televisore. Brindisi gioca una partita molto buona, si lascia a volte coinvolgere nel gioco perimetrale di Sassari, ma la differenza alla fine la fa un solo canestro, quello che a 3 secondi del supplementare Gibson non riesce a mettere dentro per la parità. Potevamo chiuderla prima, è vero, quando abbiamo avuto anche 8 punti di vantaggio. Ma Sassari è squadra capace di tornare sempre in partita. Drake Diner ne mette 36, Buzzi Torto ne fa 25. Complessivamente Sassari ha preso 48 tiri da 3 e 20 rimbalzi in attacco. La differenza forse sta tutta qui. Reynolds un po' sottotono regala comunque 9 assist, Gibson ne segna 26, ma a volte ha faticato ad attaccare il canestro. Simmons è sempre più convincente, per lui 18 punti e 10 rimbalzi. Ripartiamo da qui, onorati di essere stati alle Final Eight e fieri di questa squadra, di questo allenatore e di questa dirigenza. La competizione intanto prosegue, Siena batte con molta fatica Reggio Emilia e oggi affronta Sassari, sarà una partita equilibrata, così come l'altra semifinale tra Varese e Roma. Domani alle ore 18 la finale, noi non ci saremo, tra 12 mesi, chissà.